Allora, aspettate che io ci sto provando. Allora, è successo di tutto perché, vi racconto dei flash, facciamo così. Noi abbiamo colto delle famiglie davvero incredibili in questo tempo. E attraverso queste famiglie, devo dire, la vita ci ha proprio attraversato da parte a parte. Abbiamo imprestato dei soldi per dare la cauzione per la casa nuova quando uscivano, una famiglia che ce li ha resi 20 euro al mese per 3 anni senza saltare una rata, quindi sentendosi legata per un tempo lunghissimo. E abbiamo una famiglia, questa c'è ancora, che dice: io non ho mica capito, io non mi fido a darvi i soldi dell'affitto, sono 150 euro. Non mi fido a darvi dei soldi dell'affitto. Siete voi, come faccio a sapere che non ve li portate a casa? Si sentono tante cose brutte sulle associazioni. C'è di tutto nelle famiglie della Scalabrini. Abbiamo avuto gente a cui è caduto il lavandino. Io non so se qualcuno di voi è mai caduto il lavandino. Nelle case della Scalabrini un lavandino è caduto. Va bene, è successo di tutto. Abbiamo accolto famiglie con acqua che venivano da una vita di agio. E in quel momento lì abitavano nel retrobottega del negozio che avevano aperto per rimettersi in piedi, con i bambini e nelle brande chiudevano, aprivano quando apriva il negozio. E abbiamo accolto una famiglia anche, ovviamente, invece, quella era una famiglia in disagio ovviamente in quel momento, ma veniva da una storia diversa. Abbiamo accolto famiglie che venivano da una storia di disagio. Io quella donna qua non me la dimenticherò mai. Una che mi raccontava che il momento topico della sua famiglia era quando lei prendeva i bambini e una volta al mese, il giorno dello stipendio, andavano a mangiare la pizza e dopo andavano alla stazione San Giovanni a guardare i treni. E quello lì era il momento clou. E tutte le volte che io vado alla stazione San Giovanni, quella signora è lì con me. Perché una casa è una cosa che è molto vicina al cuore di una famiglia. E quando noi ci occupiamo di case, noi ci occupiamo di quella cosa lì. Ci occupiamo del modo in cui le famiglie si pensano, le famiglie immaginano il futuro che sta arrivando. E nelle nostre case sono nati bambini, nelle nostre case sono morti bambini. Noi non ci siamo fatti mancare niente, la vita ci ha proprio attraversato, portandoci grandi gioie e grandissimi dolori. Ci ha portato voi, ci ha portato il piacere, la forza, che sapere che siete qui vicino. Citava prima Casa San Filippo, della gente che ha deciso, mica perché c'aveva il grande donatore, di mettere assieme a colpi di 300 euro l'acquisto di una casa che ci hanno regalato, una roba che non esiste, non credo, non immaginavamo mai che potesse succedere veramente. Abbiamo Patro Online che tutti gli anni ci regala i fondi dei suoi, l'equivalente dei suoi regali di Natale, o 50 proprietari di casa che abbiamo incontrato in questi anni, che ci danno le loro case sotto costo rispetto ai prezzi d'affitto di Como, che è tanta roba in questo momento, ci danno le loro case sotto costo o a volte ce le danno persino gratuitamente, e sono più di 50. Abbiamo una signora che io un giorno vorrei conoscere di persona, che ci ha fatto un abbonamento, come si chiama, un bonifico ricorrente, e tutti i mesi noi riceviamo 10 euro. Primo, che 120 euro sono un mese di utenze per una famiglia, tanta roba. Secondo, perché certe volte te sei lì che butti la testa contro il muro, perché sei alle prese con un sacco di rogne e i suoi 10 euro che arriva la mail per dire: arrivato il bonifico di 10 euro, è come se fossi lì a fare pat pat, stay hard, e quindi vale moltissimo. Abbiamo incontrato gente come una signora che in questo momento con le sue amiche, la signora Noemi, adesso, proprio adesso, sta cucinando 100 porzioni di trippa, che credo siano, pinte molto grosse, facciamo così, che venderà in monoporzioni e ricavato metterà a posto la casa dove proprio in questo momento una famiglia sta entrando. Abbiamo incontrato queste persone, abbiamo incontrato voi, la vita ci ha davvero attraversato da parte a parte e non ci siamo tirati indietro. Abbiamo prestato soldi a persone a cui nessuno li avrebbe prestati per le case. Abbiamo accolto famiglie che il mercato respingeva e invece avevano tutte le caratteristiche per stare in piedi. Abbiamo persino sfrattato 3 famiglie, perché nella Scalabrini c'è una regola che ognuno deve fare il suo. Noi facciamo il nostro, i servizi sociali il loro, i proprietari il loro, le famiglie che accogliamo, ognuno deve fare il suo. La regola non è devi pagare se no te ne vai, la regola è ci devi mettere del tuo, ma se non ci metti del tuo te ne vai.
Abbiamo sbagliato qualche volta, perché se si viene attraversati dalla vita qualche volta si sbaglia. 3 volte abbiamo sbagliato, ma siamo molto contenti invece di aver accolto 471 persone e 57 questa notte, e abbiamo potuto fare queste cose perché voi siete stati con noi. I prossimi 20 anni saranno diversi, nel senso che continueremo a fare case, ma da subito inizieremo a fare un'altra cosa. Abbiamo già iniziato, è un progetto, noi siamo rete, siamo relazioni, grazie a voi siamo relazioni. Da quest'anno queste relazioni sono diventate un progetto che si occupa di famiglie fragili, non solo le nostre, anche altre famiglie fragili, e si occuperà non solo di casa, ma di casa, di lavoro, di salute. Vi dico il primo esempio. Tutti noi sappiamo che fare una visita medica presso l'ospedale o le strutture pubbliche o andare dal dentista è cosa da pochi, perché devi avere un sacco di pazienza e un sacco di salute, perché devi aspettare 8 mesi per avere la visita medica. Offriamo alle nostre famiglie la possibilità, le famiglie di questo progetto non sono quelle di Scalabrini, la possibilità di avere una mutua a un prezzo ridicolo che ci accogliamo con questo progetto, di modo che sia possibile anche per loro fare prevenzione, perché la prevenzione costa, le famiglie non la fanno, accedere a una sanità purtroppo privata, perché questo era il dato di fatto, ma poter accedere pagando il costo, avere una serie di integrazioni sanitarie dove uno mediamente ce la fa da solo, ma che chi è in condizioni di disagio non può, ma davvero noi pensiamo che possano aspettare i tempi della sanità pubblica. Nell'attesa della riforma della sanità cominciamo a dare alle famiglie le condizioni per potersi curare. Questi e molti altri saranno i progetti che faremo in questo tempo. C'è molto da fare nei prossimi 20 anni, e la notte è molto buia. Vi dico le segnalazioni che sono arrivate negli ultimi giorni. Mamma con 2 figli che vive con marito maltrattante e non sa come fare ad andarsene di casa perché non lavora. Uomo di 80 anni, sfrattato ad Albate, che non sa dove andare perché ha 800 euro di pensione e il comune gli dice troppo ricco. Quando sarebbe strada, telefono che ti accolgo, che ti aiuto. Famiglia con 4 bambini che il comune non sa dove mettere. Sono le ultime, ma se vado indietro, ha voglia. La notte è buia. La notte è buia e...